prima di parlare dell'associazione ASFO Erbezzo, facciamo un passo indietro. Ricordiamoci dei nostri avi, i quali lavoravano con amore, con spirito di dedizione, con sacrifici e gli appezzamenti dei terreni. Loro lavoravano perché? Perché avevano bisogno di un prato pulito, avevano bisogno del fieno, avevano bisogno delle patate, avevano bisogno che le coltivazioni fossero tenute in ordine. E importante una volta era tenere pulito tutto, perché la gente aveva le bestie, dovevano badare alla famiglia. Con sacrifici hanno fatto tutto questo. Però loro sono andati, non ci sono più. Per cui è successo che il sindaco di Stregna, Luca Postregna, si è fatto promotore di un'iniziativa, cioè di coinvolgere alcune persone delle valli del Natisone, principalmente del comune di Stregna, cioè i proprietari dei terreni, affinché concedessero i loro terreni per un riordino, una pulizia e un mantenimento nel tempo degli appezzamenti dei terreni. Molti, consci della bontà del progetto dell'ASFO Erbezzo, hanno aderito a questa cosa. Sono stati costruiti muretti a secco che i nostri avi avevano costruito con competenza allo scopo di delimitare i confini o per permettere le colture dei terreni scoscesi. Si sono anche acquistati dei capi di pecore che, brucando, ripuliscono i terreni incolti. Si sono tracciati e puliti i sentieri per permettere ai camminatori di entrare nell'ambiente delle valli Natisone. Si sono installati cartelli informativi sulla flora e sulla fauna lungo i sentieri. Oggi guardiamo con occhio compiaciuto le pulizie che si sono fatte nei terreni di Stregna, Clinat, Tribi Superiore, Dughe e Oblizza. Nei prossimi mesi proseguiremo con nuovi recuperi tra Dughe, che qui vedete che è già stato fatto a Dughe, un bel lavoro, Tribi Superiore, Valk e Tribi Inferiore. Oltre al mantenimento dei prati e dei boschi, c'è l'iniziativa di salvaguardare i castagneti, che sono abbandonati, il bosco ne ha preso sopravvento, ecco, perché non c'è cura, non c'è il taglio, i prati sono rimasti incolti. L'intento di questa associazione è di coinvolgere anche i comuni limitrofi, affinché questa idea contribuisca a dare ordine non solo al comune di Stregna, a tutte le valli, perché le valli hanno bisogno, sono state abbandonate, come dicevo prima, per la mancanza di manutenzione che facevano i nostri avi, ecco. Ci sono tante, tante buone idee, anche ieri abbiamo avuto una riunione e ci sono tante cose che io dico, se arriviamo a fare tutto, saremo dei grandi.